Ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Amnesia The Dark Descent. Qui con il vostro Vale93ba. Allora, l'ultima volta siamo arrivati in questa sottospecie di labirinto e ci stiamo facendo largo tra la nebbia fitta che ricopre tutto il paesaggio e il fatto che ci sia un signor Gillette che incombe. Allora, questa dovrebbe essere la strada che stavo già facendo all'inizio, seguendo il tubo. Mi sa che la mia sanità inizia a calare un po', eh? Vabbè, finché non vedo gli insetti sto a posto. Poi la musica è tranquilla, quindi... Dovevi andarvene? No, non penso che ce ne siano altri di tubi, eh? Tipo questo non l'ho seguito. E... ok. Vediamo un po' di andarci. Oh oh. Signor Gillette? No. Signor Gillette? No. Dov'è? Dov'è? Ditemi dov'è! Magari se salissi qua sopra potrei tranquillamente vedere un po' la situazione dall'alto. Sembra che di qui la visuale sia un po' più fastidiosa, quindi mi conviene sgattaiolare verso questa direzione. Sì, decisamente. E vabbè, non penso che mi riesca a vedere con tutta questa nebbia. Vai, Daniel. Muoviti come un serpente. Striscia via tra la nebbia e lo schifo che sta qua a terra. Oh, guarda, belli teschi che stanno sulle colonne. Proprio allegri. Ok, continuiamo a seguire questo tubo. Certo che per essere un coro, oh, quanta gente. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, nascondiamoci. Nascondiamoci. Dov'è? Spero che non arrivi da questa parte. Sembra che no. Oh oh, sì, lo sento. Sento il cigolio. No, non voglio morire. Non lo vedo. Se io non lo vedo lui non mi vede. Se io non lo vedo lui non mi vede. Se io non lo vedo. Oh. È sparito. Dove è andato però? È andato di qua. Dimmi che è andato di qua, ti prego. Sì, la visuale diventa distorta di là, quindi con molta calma sgattaioliamo da questa parte. Eh? Ho una porta. Musica. Salvezza. Fantastico, andiamo. Chiudiamo perché non si sa mai. Flash. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. La ruota della fortuna o della sfortuna, dato che, oh mio Dio, cosa sono queste messe qua a terra? Eh? Un martello? Beccati questo! Alexander, farei questa fine. Basta. Cioè, praticamente questi due sadici si divertono a torturare pian piano la gente fino a dargli il colpo di grazia. Esattamente come sta scritto qua. Che bastardi. Cioè, che bastardo Alexander che ha fatto diventare Daniel così. Gira la ruota, yeah yeah. Gira la ruota, yeah yeah yeah. Basta. Oh. Quindi
Oh, ecco, pezzo della sfera. Sei mio, pezzo della sfera. È inutile che ti nascondi dietro a questo candelabro. Sarai mio. 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 Oh. Oh, sì. Quindi questa luce celeste dovrebbe avvisare che sono finiti i frammenti delle sfere. Perché le altre volte non c'era. Soprattutto spero di non incontrare più il signor Gillette. Anche perché con questa nebbia qua è difficile riuscire a scamparsela con lui, eh. E temo anche di essermi perso, cavolo. Oh oh oh. Ah, quel percorso sì. Porca miseria. Tindabax, vieni qua. Tindabax. Non vedo nessuno però. Oh oh, ma lo sento. Oh oh. Via, 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 via. No. Non venire. Scheletro. Aiuto. Dov'è? Ditemi dov'è. Non c'è. Lo prendo come un buon segno, sinceramente. Anche perché prima o poi se ne vanno. No. Ah, penso che il pericolo sia passato. Penso. Ehi, ma posso salire qua? No, eh? Oh oh, oh oh. Cos'è? No. No. Perché? Perché? Non tornare mai più, signor Gillette. Non è stata colpa mia quella volta nelle fogne. È stato un momento di distrazione, capisci? Ero solo soletto, tu fai questi strani rumori metallici e ho paura. Sono scappato via come una ragazzina. Proprio così. Io voglio salire... Oh, sali, Daniel. Daniel, non fare lo stupido. Oh, sì, da qua non mi può prendere di sicuro. Posso saltare là sopra? Salta, Daniel. No. 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 Non ce l'ho fatta. Non dirmi che non si può. Mi devo fare di nuovo tutta la strada a piedi. No. Non voglio. Che palle. Dai. Oh. E dai, muoviti, Daniel. Non fare lo stupido. Uffa. Voglio salire qua sopra. Voglio salire e voglio andarmene. Che palle. Oh no, di nuovo. Che rottura. Perché? Eh? Perché hai deciso di torturare me? Non ti è bastato torturare il signor Faccia? Tu che l'hai ridotto in mille pezzettini? Eh? Adesso io me ne vado. Me ne vado saltellando qua sopra. E dai. Oh! Finalmente. Di qua non mi può prendere di sicuro. Quindi ce la possiamo fare, Daniel. Concentrazione. Uno, due, tre. Oh! Grandissimo, genio. Oh, adesso fatti sotto. Fatti sotto, sì, vieni, vieni. Non ho paura di te, dai. Avanti, vieni con quel tuo Miracle Blade. Tipo Alex Mercer. Vieni qua. No, non dirmi che se n'è scappato. Avanti, non puoi farmi niente, bello, dai. Oh, eccoti qua. Can't touch. Oh, oh. Non correre. Non correre. Mi stai prendendo in giro? Cioè, dopo tutto questo tempo mi ha anche ucciso? Come ha fatto? No, io non me ne vado. No, 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 no. Adesso è diventata una questione d'onore. Ok? Caro il mio signor Gillette, adesso me la pagherai.
non mi interessa più dei tubi di orientarmi, non mi interessa più niente. Adesso tu devi crepare. Oh sì. Oh sì. Ah, carissimo. Non sai che cosa ti aspetta. Aspetta, questa è la via che ho già intrapreso. Sì. Sì, 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 perché... ecco. Ma come fa ad essere in due posti contemporaneamente, tipo? Ogni volta che passo di qua, sento... oh, cazzo. Oh, no, no, Daniel, stupido, non accendere la lanterna. Via, via, tu non hai visto niente. Daniel, non badare ai teschi che trovi in giro sulle pareti e sulle colonne. Tu continua ad andare avanti. Bravo ragazzo. Allora. E adesso devo ricordarmi dov'è la... la zona con la colonna che fa attraversare il, lo spazio. Non so che cosa tu stia dicendo, Daniel. O chiunque tu sia a parlare nella mia mente. Oh, eccoci. No, aspetta, mi sa che sono dall'altra parte adesso. Però mi sembra più facile. Proviamo. Dai. Dai. Sì, 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 sì. Ok. Ok, la vendetta sta per compiersi. Avanti. Di qua però non c'è... non c'è nessuno. Black. Signor Gillette. Signor Gillette. La vendetta chiama. Vendicherò me stesso e il signor Faccia. Gliel'ho giurato. E ho intenzione di... no, musica della salvezza. Non, non volevo questa. Mi sa che dovrò fare da esca. Guarda che novità, da esca umana. Avanti, signor Faccia. Cioè, non signor Faccia, signor Gillette. Dove... oh, 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 eccolo, eccolo. Ma da dove cazzo viene? Via, 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 via. Vai, Daniel. Corri. Corri. Oh no, come faccio a saltare da qui? Sì. Oh. Potevo farlo benissimo sin dall'inizio, al posto di perdere tempo. E adesso, carissimo signor Gillette... non ho nulla. Ah sì, devo mettere un po' d'olio. Preparati a dire ciao al mio amico, signor Gillette. Per me e per il signor Faccia, che hai tagliato in tanti cubetti per farti la carbonara. Non ho paura di te, dai. Fatti sotto. Fatti sotto. E dai, che palle. Mi teme. Mi teme da quando ho nominato il signor Faccia, perché sa quello che ha fatto. Avanti. Vieni qua, vieni qua. Preparati per un di ciao al mio amico senza nessun tipo di arma. Il che renderà la cosa ancora più epica. Mi sa che non viene qui. Sì, ah, eccolo. Avanti. Corri come un... come un... dai. Non viene. Eccolo. Di ciao al mio amico, dai, vieni più qua. Di ciao al mio amico. Ti sto aspettando, mena un altro di quei tuoi fendenti micidiali e preparati a dire ciao al mio amico. Se, se, se. Questa è Sparta, ragazzi. Ah, che soddisfazione. Ah. Bene, io vi lascio con questa bellissima immagine e noi ci vediamo per il prossimo gameplay. Quindi un ciao dal vostro Vale93Ba. Ciao.